portare Bubsy al parco. Le ho promesso che oggi l'avresti accompagnata. Certo, farei qualunque cosa per la piccola Bubsy. Non ti farei neanche attraversare la strada se non fosse per quelle due vongole di paga. Buongiorno, ciuffino! Vuoi tagliare l'erba del mio giardino per quattro vongole? Quattro vongole? Facciamo cinque e non se ne parli più. Va bene, d'accordo, ma devi metterti subito al lavoro. Proprio adesso! Non si potrebbe fare tra un po'? Ah, lo vuoi fare tu? Per me va bene. Affare fatto, a lavoro finito, ti darò quattro vongole. Mi dispiace, ciuffino, ma in questo momento mi sembri già occupato. Faccia da calamavo. Ho perduto quelle cinque vongole tutto per colpa tua. Affrettatevi a comprare le foto del figlio del governatore. Costano solo una vongola. Non credo ai miei occhi. Gelati gratis. Speriamo che ci sia pure al pesce pistacchio. Tuo cane non può entrare qui dentro. Ma questo non è il mio cane, lo porto solo a spasso. Mi dispiace, ma questa è la regola. Ah sì? Vuoi sapere allora che cosa ti dico? Questa è la regola più stupida che abbia mai sentito. Sono in vendita ricette magiche. C'è qualcosa che può interessarle, signorina? Forse il mio famoso elisir di gioventù si sentirà ringiovanire di colpo. O può darsi che una ragazza indaffarata come lei abbia bisogno di un pasto pronto. Niente sforzo, nessun disordine. Aggiungere acqua e puff! Le vongole burger sono pronte. No, la sua merce non ci interessa. Tanto noi non compreremo niente. Su, andiamo. È tutto a prezzi scontatissimi. Ah, davvero? Allora, se le tue cose costano poco, questo vuol dire che non valgono niente. Oh, ti ringrazio molto, ciuffino. A Bubsy queste passeggiatine nel parco piacciono molto, vero, Bubsy? Ci deve essere un modo più semplice per fare un po' di soldi. Per esempio, se riuscissi a stare in due posti allo stesso tempo, potrei guadagnare il doppio delle vongole. Credo proprio che tu abbia bisogno del mio aiuto. Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. E poi tu chi saresti? Io sono la persona giusta che risolve i tuoi problemi. Guarda, guarda quante cose ho da offrirti. Dimmi, cosa ti potrebbe servire? La formula che pulisce una camera sporca? Oppure la polvere che fa i compiti al tuo posto? O addirittura il robot che porta a spasso i cani, eh? Mi farebbe proprio comodo, ma purtroppo non ho abbastanza soldi. Non hai un unico aggeggio che faccia tutte queste cose insieme? Ah, hai per caso una tua fotografia? Certo. La vuoi comprare? No, ma vorrei che tu comprassi questo. Se ci spruzzerai questa polvere magica, la tua foto diventerà viva! Straordinario! Con un altro ciuffino in giro potrò fare un sacco di cose, ma chissà quanto mi costerà. Ah, soltanto due vongole! Buona fortuna, ragazzo! Faccia da calamaro, non ho bisogno di fortuna, adesso che ho la formula del sicuro successo. E dopo aver tolto le erbacce, radunerò tutte le foglie secche. Sei davvero un ragazzo che si dà molto da fare, ciuffino! Più di quanto si possa immaginare. Sono pieno di impegni in ogni angolo della città. E adesso, con l'aiuto di un altro ciuffino, diventerò miliardario in un attimo. Ma perché ne faccio uno solo? Più ciuffini lavoreranno, molte più vongole guadagneranno. Oh, salve! Piacere di conoscervi. Allora, ragazzi, ascoltatemi bene. Abbiamo un sacco di cose da fare. Io non ho nessuna intenzione di lavorare. Falle tu. Io non prendo ordini da nessuno, perciò falle tu. È tuo quello stupido elenco di cose? Allora le farai tu. Certo che a volte so essere proprio insopportabile. Ehi, aspettate! Non dovete lavorare gratis! Si potranno guadagnare molti soldi! Soldi? Ma perché non ce l'hai detto prima? Giusto, fammi vedere questo elenco, ciuffino, amico mio! Ehi, brutta faccia da calamaro! Ridammelo subito! Ehi, dammelo! Maledetto, è mio questo!
Mi è capitato il lavoro più facile. Io non ne sarei così sicuro. È incredibile. Nonostante tutto, funziona. Non mi sembra vero. Con tutti questi ciuffini che lavorano per me, diventavo più ricco del mio papà. Ehi, stai più attenta con la mia bicicletta. La mia bicicletta? Chi ti ha detto di prenderla? Oh, ciuffino, smettila di scherzare. Me l'hai venduta 5 minuti fa. Non è vero. Ridammela subito, hai capito? Niente affatto. Te la ridò solo se mi restituisci i soldi. Se non volevi, perché me l'hai venduta? Oh, oh, qualcosa mi dice che in quel momento forse non ero me stesso. 25, 26, 27. Ah, ero sicuro di trovarvi qui. Ma cosa avete fatto alla mia camera? Con la tua bicicletta ho guadagnato 20 vongole e io coi tuoi pattini ne ho guadagnate 5. Io ho venduto per 30 vongole le tue figurine di giocatori di palla snook. Oh, no, le mie figurine di palla snook! A Citrillo le stavo collezionando da anni. Però in compenso ho guadagnato 55 vongole. Proprio così, caro ciuffino. E non vediamo l'ora di spenderle tutte. Caro ciuffino, ti ricordo che dovevi sistemare la tua camera. Firmato mamma. Ma non sono stato io a fare questo macello. Post scriptum, devo ammettere che stento a credere che tu abbia fatto tutto questo da solo. E ricordati di consegnare i giornali. Già, le consegne, devo sbrigarmi. Beh, per fortuna non ho molti giornali da consegnare oggi. Ecco gli altri giornali, giovanotto. Sarà meglio caricarli sulla mia bicicletta e... Citrillo! L'altro, voglio dire, io l'ho venduta! Ma se riesco a mettermi le mani addosso... E adesso come farò a consegnare tutti questi giornali senza bici? Giornale! 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 Oh no! Povero me! E adesso cosa ho combinato? È una storia troppo lunga! Lunghissima! Esatto! Eccolo lì, vigila quaters! Ciuffino, acqua dolce! Mi devi ripagare la finestra che hai rotto! No! Devo liberarmi di quei tuoi una volta per tutte. Devi aiutarmi. Come si fa a invertire la formula? Mi dispiace, ragazzo, non c'è un modo per invertire. Cosa? Perché non me l'hai detto subito? Perché tu non me l'hai chiesto, è chiaro. E poi quante pretese per 2 misere vongole. Eccolo lì! Ah! Un piccolo ritocco e ho finito. Oh, zio Galileone, soltanto tu puoi aiutarmi. Come faccio se prima non mi dici che cosa è accaduto? Ma non avrei mai immaginato di combinare tutti questi guai. Beh, spero che tu abbia capito che volere di più non sempre porta vantaggi. Sì, e l'ho imparato a mie spese. Non hai un rimedio per liberarmi da questi imbroglioni? Non sarà facile, ma vediamo cosa si può fare. Sotto questo telo c'è una copiatrice che ho costruito molti anni fa. Ora potrebbe essere utile se riuscissimo a farla funzionare al contrario. Basterà prendere i ciuffini fasulli e infilarli qui dentro. No, non è possibile. Nessuno potrà mai ingannare i ciuffini. Ciuffino, ti prego, aiutaci. Sei stato tu a metterci nei pasticci. Ora devi tirarci fuori. Dove possiamo nasconderci? State tranquilli, ho il nascondiglio giusto per voi. Coraggio, entrate qui dentro. Grazie, ciuffino. Ma di niente, miei cari ciuffini. Fermi, aspettate un momento. Volevo dirvi che il vero ciuffino sono io.
E da questo momento, grazie a zio Galileone, ci sarà un solo ed unico ciuffino. Che è già più che sufficiente. Non voglio più avere davanti agli occhi un altro ciuffino. Mai più! Ha 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 ha!